Eccoci in compagnia di Gianluca Magher. Oggi ha vinto un Mager, bel Mager, Mager. Magher ha vinto un bel match contro Napolitano, uno dei tanti derby che ci possiamo aspettare in questa stagione dove siete tanti azzurri nella zona quali Slam e quindi in questi challenger c'è da aspettarsi tanti derby. Dopo il successo quest'anno di Koblenz e la buona tournée in Asia, finalmente sei entrato nella zona quali Slam e si vede anche in campo come fiducia. O sbaglio? No, sì, è stato un inizio stagione molto positivo, sono contento di quello che sto facendo, di come mi sto comportando in campo, dei pensieri che ho quando gioco, sto maturando e con Stefano è stato uno dei tanti derby che, come dicevi te, capiterà quest'anno. Ci conosciamo da quando siamo piccoli, è stata una dura lotta, il primo set ero lì, stavo 4-1 sotto al tiebreak e poi ho fatto magari due cose. Un po' giuste, un po' fortunate, e la partita è girata a mio favore. Comunque lui è un ottimo avversario e speriamo di, come dici te, con i Quali Slam, di giocare l'ultimo turno di Quali Slam insieme. E quindi questa, diciamo, è la prospettiva per quest'anno. La programmazione cambierà, cercherai di alternare Challenger vista la fiducia che hai in magari qualche qualificazione ATP o ti stai concentrando ai Challenger per poi ovviamente puntare alle Quali Slam che ti vedranno per la prima volta in campo. Ma adesso sto giocando i Challenger, il primo anno, sono i primi mesi dove gioco il tabellone tutte le settimane e quindi sono contento e voglio giocare Challenger per il momento. Poi quando quest'estate ci sarà l'occasione di giocare qualche ATP in qualificazione lo giocherò ben volentieri. Ora voglio confermarmi a questo livello perché è già duro, è duro, è un livello alto. Visto che ci siamo conosciuti ad Andria tanti anni fa, quando navigavi tra la 300 e la 400esima posizione, raccontaci la tua sulla riforma ATP e quindi questo secondo livello del Transitor Tour, dove ovviamente secondo me cambia poco, nel senso che molti giocatori saranno sempre costretti a giocare i tornei ITF per raccogliere magari i punti ed essere tra i 5 che entrano nel Challenger, perché credo che chi perde al primo turno di un Challenger 200 euro non siano una grandissima somma con cui campare. No, no, sicuramente non è. Sono. Non mi voglio esprimere su questo argomento, cioè, nel senso. Non saprei cosa dire. Non saprei cosa dire, nel senso, ovviamente io non so. Dico, cioè, che non è giusto che ci siano così pochi soldi per chi gioca gli ETF, cioè, è ingiusto. Sicuramente questa regola non aiuta il tennis a crescere perché comunque limita le persone a giocare a tennis perché ci sono pochi posti, ci sono pochi tornei, è difficile. Ci si rimette. Grazie. Sì, grazie a voi.